Buonasera, benvenuti a In Onda, buonasera Salvo. Buonasera Alessandra. Allora, questa sera parliamo di economia, di politica economica, della crisi, parliamo del fatto che il ministro dell'economia in un'intervista in inglese alla BBC ha detto ieri che cresciamo molto meno del previsto, che prima di 2 anni non sarà possibile proprio percepire gli effetti delle riforme, di quelle riforme che sono molto importanti, e parliamo di conseguenza di quale sarà l'atteggiamento del governo in questa fase così delicata. Il governo rappresentato da Renzi, ma anche da, naturalmente, accompagnato, poi cercheremo di capire questo con i nostri ospiti che ora vi presentiamo, se Renzi è ancora un uomo solo al comando della politica economica o se invece gli interlocutori, anche pesanti, che si sono sentiti nelle ultime settimane sono diversi, c'è Mario Draghi, anche Giorgio Napolitano ha un momento di attività perché anche oggi ha ricevuto per esempio il ministro della giustizia Orlando, e quindi che fase è questa del renzismo, potremmo dire? Allora ne parleremo con Federico Geremicca della Stampa. Buonasera. Ben arrivato. Con Federico Fubini, giornalista economico di Repubblica, buonasera, e con Peter Gomez in collegamento da Milano, direttore del fattoquotidiano.it. Faremo un po' il punto. Punto, però intanto cerchiamo di capire, cominciamo da Federico Geremicca, che fase è del renzismo questo? In che fase siamo? Ma secondo me siamo in una fase un attimo di riflessione, insomma, soltanto se mettiamo, diciamo, a confronto i tempi e i numeri che Matteo Renzi, diciamo, aveva elencato al momento dell'insediamento, no? Lo scadenzario delle riforme, eccetera, con i tempi e i numeri che lui ha proposto successivamente, cioè i 1000 giorni, Padoan che dice addirittura 2 anni per vedere l'effetto delle riforme, insomma, possiamo valutare il fatto che lui sia adesso in una fase nella quale, come dire, comincia ad apprezzare la difficoltà di alcune operazioni. Gli capita peraltro in una contingenza non favorevolissima, come abbiamo visto. Noi che l'abbiamo seguito per tanto tempo sappiamo che Matteo Renzi è un uomo fortunato, tra le altre cose, e quindi può coprire un po' delle difficoltà italiane, diciamo, con le difficoltà, diciamo, più complessive che ci sono in Europa. Però, insomma, la ripresa non sarà una ripresa semplice, secondo me. Anche quel dato del PIL che meno 0,2 resta un'ipoteca, sì, pesante. Tu ti riferisci a quello nostro o a quello nostro, tedesco? Mi riferisco a quello nostro, tu ti riferisci a quello tedesco anche. Che per può dire in qualche modo aiutarlo, ma lì l'unico elemento, ma lì Federico certamente, diciamo, può dirne di più, l'unico elemento, diciamo, che in qualche modo ci potrebbe far sperare è la reazione tedesca di fronte a questo dato. Cioè è un dato che preoccupa i tedeschi fino al punto di allentare questi famosi vincoli del rigore. Ce la danno questa flessibilità? Se leggiamo l'intervista del responsabile economico, ce la danno oggi, però della... diciamolo che il governo ha detto che non vuole chiedere una flessibilità, c'è una trattativa segreta. Ma veramente Renzi è andato al primo Consiglio europeo che presiedeva da Presidente del Consiglio europeo sotto queste insegne della flessibilità. Ora, il punto è che in Italia a volte si rischia di fare una confusione fra spesa pubblica uguale crescita. Se spesa pubblica fosse uguale a crescita, l'Italia avrebbe uno dei tassi di crescita più alti d'Europa, perché ha uno dei livelli di spesa pubblica più alti d'Europa. Evidentemente non è così. Evidentemente c'è un problema dell'Italia, ma non solo dell'Italia, nel rispettare alcuni dei vincoli di bilancio che esistono. Oggi o ieri il governo francese ha riconosciuto apertamente che, poiché la crescita in Francia è minore di quello che il governo aveva messo nelle sue previsioni, anche l'obiettivo di deficit sarà rivisto al rialzo e la Francia rimarrà in una procedura di deficit eccessivo in Europa. Da noi il problema è leggermente diverso, perché la questione non è tanto il deficit, se saremo al 2,9, al 3 o al 3,1, potremmo anche essere al 3,1, ma la questione non è tanto quella. La questione è cosa deve fare questo Paese per rendere il suo debito sostenibile, debito pubblico. E ho l'impressione che chiedere flessibilità non sia la soluzione, perché non è con la flessibilità sui conti che il debito pubblico italiano smette di salire. Il problema è che se il debito pubblico continua a salire, noi avremo problemi sempre più seri. Questo credo che sia il perno, il centro della questione. Qual è la ricetta, secondo te, corretta? Non c'è una ricetta sola, però è evidente che noi abbiamo bisogno di mantenere la fiducia degli investitori internazionali,
Sicuramente è riuscito, non solo a questo governo, ma agli ultimi tre governi. Se noi guardiamo i dati della Banca dei Regolamenti Internazionali, che guarda i flussi finanziari, noi vediamo che dal settembre 2012 all'anno e mezzo fino a marzo 2014 sono affluiti netto, tra deflussi e afflussi di denaro, sono affluiti netti in Italia 163 miliardi di dollari di banche estere verso l'Italia. Vuol dire che in qualche modo si è ricreata, si è una certa fiducia. E i dati della borsa, dello spread, dicono, e probabilmente vedremo presto la conferma nei dati ufficiali della BCE, che da giugno evidentemente c'è stato un deflusso anche abbastanza importante di capitali esteri dall'Italia. Se non c'è questa fiducia degli investitori esteri, la sostenibilità del debito diventa molto più difficile. Hanno un terzo del nostro debito, se non sbaglio. Circa un terzo. 700 miliardi di euro. Proprio. Esatto. E dunque è evidente che questo governo ha bisogno di fare delle cose che rassicurano gli investitori italiani ed esteri, perché anche un investitore italiano, un risparmiatore italiano, può decidere che per lui è più sicuro investire nel debito pubblico della Spagna o della Francia. Non ha nessun vincolo di portafoglio per cui deve restare sul debito pubblico dell'Italia, no? O un'assicurazione italiana o una banca italiana può decidere di farlo. Dunque deve fare queste cose per creare fiducia e perché servono all'economia. Questo crea voti? Non lo so, ma naturalmente questa è esattamente la sfida davanti a cui Renzi si trova in questo momento. Sei d'accordo, Peter Gomez, è questa la sfida? C'è un, come dire, un conflitto tra voti, consenso e asprezza delle misure? Renzi deve smettere di parlare e incominciare a fare. Ha fornito, noi ci passiamo sopra sui giornali, eccetera. Lui, quando è andato al governo, ha fornito un programma preciso con uno scadenziario, poi ne ha fornito un altro che riportava tutto a 1000 giorni. Noi facciamo finta di niente, ma nelle cancellerie estere queste cose alla fine contano, e non contano solo lì. Abbiamo perso 6 mesi di cose che potevano essere già fatte, e non solo dal punto di vista della spending review. Vi ricordo che la figura che abbiamo fatto preoccupante rispetto alla polemica con Cottarelli, tu giusti, sbagliati, eccetera, i tagli non sono nemmeno iniziati e si è arrivati solo al punto per cui a Cottarelli sostanzialmente veniva dato il ben servito. Questa è la realtà dei fatti, è inutile girarci intorno. Allora, tutto va bene perché intorno a Renzi giustamente c'è ancora un grande consenso popolare e si nutre una forte speranza rispetto a questa alla figura di questo politico che si è presentato come un innovatore, un uomo giovane, una persona che sembrava impegnata e dice di essere impegnata a rottamare la vecchia politica, ma è arrivato il momento, non c'è più tempo, siamo al 135% di rapporto debito-PIL e arriveremo a fine anno al 136 secondo Moody's, e se per caso continuasse a salire si arriva a un punto in cui il punto è di non ritorno. Poi certo è possibile anche pensare a delle soluzioni diverse, ma che non sono quelle che piacciono a Renzi. Vediamo che sui giornali si parla in questi giorni di continuo, cioè abbiamo osservatori anche autorevoli che dicono a questo punto all'Italia non resta che ristrutturare il suo debito, arrivare a una sorta di default controllato. Altri osservatori esteri ci dicono addirittura l'Italia dovrebbe uscire dall'euro. Questi non sono bei segnali, un dibattito di questo tipo. Sono segnali che denotano come viene a mancare la fiducia nel nostro paese. Ma cosa dovrebbe fare concretamente Renzi, secondo te, Peter? Beh, intanto incominciare ad agire sul fronte dei tagli in maniera seria, perché molte cose si possono fare. Non si riesce a capire perché non si è arrivati a un centro di spesa unico rispetto per esempio alle spese sanitarie, non si è arrivato all'accoppamento dei piccoli comuni, ci si è incistati sulla riforma istituzionali che può darsi che siano utilissime, io non sono d'accordo, ma questo non è importante per governare questo paese, ma fra 2 anni. La risposta è: cosa facciamo da adesso a 2 anni? Ci sono 400 decreti attuativi dei passati governi, di cui 30 però nuovi, scusami, appena arrivati. Peter, lo chiedo a te e poi anche a Federico Geremicca, non si sta rimproverando a Renzi delle cose che non sono tutte colpa sua? Voglio dire, in effetti è da poco tempo che Renzi... 3 mesi. Allora, un esempio pratico rispetto alla politica industriale di questo paese. In questo paese ci diciamo da anni che non si è fatto nulla per estendere la banda larga ultraveloce internet
internet a tutto il paese. Il governo non ha ancora deciso cosa fare, farne una nuova, prendere quella da Telecom, eccetera. Il governo è in carica da 6 mesi. Sappiamo tutti che questa è una delle poche cose che in tempi ragionevoli, al contrario delle grandi opere, è in grado di produrre un minimo di sviluppo, di posti di lavoro, di nuove imprese. È al governo da febbraio, non ha ancora deciso cosa fare. Allora, abbiamo la massima simpatia da parte di tutti Renzi, abbiamo tutti la massima speranza che faccia bene, ma deve incominciare a fare. Ecco, Federico Geremica, c'è diciamo una specie di iato tra le promesse e in effetti tra questa... C'è sicuramente, però diciamo io vorrei esprimere un'opinione in dissenso. Cioè, io sono cresciuto... Premettendo che poi Federico mi correggerà diciamo sugli strafalcioni economici, io sono cresciuto diciamo con questi problemi. Io mi ricordo Paolo Cirino Pomicino, ministro del bilancio, e l'Italia che affondava. L'Italia è stata dichiarata morta in varie occasioni. E quindi diciamo che idea si fa uno? Diciamo che quando diciamo, i problemi sono così grandi, il debito è così enorme, cioè alla fine non succede nulla. Ora, diciamo, questa è una teoria probabilmente sbagliata, però, diciamo, finora non è successo nulla. Matteo Renzi certamente non è stato, non ha vinto prima le primarie, poi ha avuto il 40% alle europee, perché è considerato, diciamo, l'economista in grado di portare il paese fuori dalle secche, diciamo. Peraltro non ci è riuscito Mario Monti, io credo che nessuno pensava che in economia, diciamo, Matteo Renzi, peraltro con la maggioranza che ha... Però magari si pensava che avesse la forza politica Io credo che Matteo Renzi è stato, come dire, affidato un altro compito in maniera più o meno, diciamo, esplicita. Quello di cambiare alcune cose fondamentali nei comportamenti di questo paese, della classe politica, la famosa rottamazione, e di, come dire, accendere una fiammella di speranza. Io credo che questo sia riuscito, cioè perché tra i pochi indici positivi ci sono quelli della ripresa di fiducia non solo ai consumatori ma anche degli imprenditori. Naturalmente, diciamo, quindi io valuto positivamente la prima fase di Matteo Renzi, perché alcune cose, diciamo, simboliche, che però sono quelle con le quali noi abbiamo riempito pagine dei giornali, cioè la vecchia politica, le auto blu, ridurre le spese della politica, insomma, quello l'ha fatto. Adesso ci sarebbe bisogno, diciamo, di un passo in avanti, ma avviene in una situazione nella quale, diciamo, credo sarebbe molto difficile per tutti farlo questo passo. Quindi io, come dicevo all'inizio, terrei sospeso il giudizio sull'opera di Renzi, tenendo conto che, insomma, 6 mesi, sai, sono 6 mesi, perché il 24, diciamo, di agosto saranno 6 mesi all'insediamento del governo, possono essere pochi o tanti a seconda dal punto di vista... Degli errori che Padoan, tra l'altro, ammette nell'intervista alla BBC, come se ammettesse, forse abbiamo sbagliato. No, diciamo, però quello riguarda tutti. Governi, cioè, organizzazioni, la previsione, eccetera, di uscita dalla crisi, dice, ci però siamo dice sbagliati. Anche il percorso delle riforme avviato a Renzi non è stato brillante, di questo lo dice, insomma, è come un'ammissione minima di responsabilità, o no, Federico? Ma... Che significa? Perché in effetti è proprio cosa significa quell'intervista di Padoan? È in dissenso, come scrivono alcuni giornali, da Renzi, esatto, o no? Dico la verità, e qui denuncio un limite professionale, forse come giornalista io, non mi appassiona il giudizio sull'operato di Renzi mentre Renzi sta lavorando da 6 mesi. Quello che mi appassiona di più è capire come 3 milioni di disoccupati ufficiali, 6 milioni di disoccupati reali possono avere una chance di trovare un posto di lavoro, come un'impresa che non ce la fa a pagare le tasse ce la può fare. Questi sono i punti, secondo me, fondamentali. Però l'operato di Renzi ne parliamo, certo, in questa chiave. Sì, sì, no, ma lo sto dicendo perché non è che non è successo nulla, Federico. So che non lo volevi dire in quel senso, però in questi anni è successo uno smottamento proprio della tenuta anche sociale del nostro paese molto importante, che dà un'urgenza, non basta ricreare la fiducia, anche perché poi la fiducia da sola non si sostiene, quello che abbiamo visto. Ma noi abbiamo visto morti, e ripensa alla Spagna, cioè la Spagna è stata a un certo punto un modello per noi, c'era il boom spagnolo, poi sono finiti pure loro. Pensa all'Argentina, no? Cioè due default e in mezzo, diciamo,
Sì, no, quello che voglio dire è che sicuramente Renzi ha fatto un ottimo lavoro nel creare la fiducia, però la fiducia serve per costruire qualcosa e adesso siamo al punto in cui è ingeneroso dire che non ha fatto perché è il momento in cui deve fare, probabilmente saremo in grado di giudicare l'efficacia del suo operato quando vedremo la finanziaria. Ma quello che non gli si perdona è l'investimento a lungo periodo, Peter, lo chiedo a te. Cioè bisognava che Renzi facesse le cose i cui risultati si vedessero subito, immediatamente. No, sappiamo tutti che non c'è niente che dà risultati immediati. Su questo Padoan è stato molto chiaro. Ci vuole del tempo, ma dobbiamo anche renderci conto che quello che è accaduto, i dati che ci sono arrivati con quel meno 0,2% e una previsione dello meno 0,1 su fine d'anno, in realtà non erano un fulmine a ciel sereno. Ce ne eravamo accorti tutti dai dati che stava rallentando tutto. E era quello il momento per incominciare a fare delle cose che, come abbiamo detto, daranno dei risultati fra 2 anni. C'è anche delle cose molto semplici. Sempre se Renzi vuole stare alle regole dell'Unione Europea, basta prendere le ultime lettere dell'Unione Europea. Io cito un esempio su mille, un esempio in cui sono esperto. Già un anno e mezzo fa, a un certo punto, l'Unione Europea dice: il vostro sistema giudiziario penale non funziona, funziona molto male, anche perché avete una disciplina della prescrizione che è demenziale. Questi sono ancora lì che lo stanno discutendo e da quello che leggiamo sui giornali, quello che stanno pensando di fare è ancora più demenziale rispetto a quello che accade nel resto d'Europa. Allora uno si chiede perché non fanno le cose semplici. Si chiede, per esempio, ok, abbiamo un problema rispetto alla spending review, ma della revenue review ne vogliamo parlare? Vogliamo chiederci, per esempio, cosa diavolo hanno intenzione di fare rispetto ai patrimoni dei corrotti? E sappiamo quanto costa la corruzione in questo Paese. Perché in questo Paese, oltre che mettere l'ottimo cantone a commissario anticorruzione, non si è intervenuto su quelle norme che proprio tutti gli organismi internazionali ci chiedono di cambiare. Questo è un bel segno da dare ai mercati esteri e agli investitori esteri che vedono, a torto o ragione, l'Italia come un paese di chiacchieroni, corrotti, ladri e mafiosi, perché poi in questo modo veniamo percepiti all'estero. Allora io sono felice che Renzi abbia questa fiducia e crei questa fiducia negli italiani, ma la situazione è molto pericolosa, perché non tanto con l'ottobre, con la manovra finanziaria, ma gennaio, febbraio è prevedibile che si incominceranno a fare i conti e lo sappiamo quali sono i tassi di disoccupazione, sappiamo quello che sta succedendo nelle nostre imprese, che purtroppo stanno in molti casi continuando a chiudere. Per questo è necessario, e ha ragione Fubini certamente, che in questo momento si smetta di parlare e si incomincia a fare, anche perché abbiamo letto un'altra cosa sui giornali, che di fatto in Europa non si sta pensando alla Troica, ma si sta pensando a una sorta di contratto di lettera che venga firmata dal governo italiano con un impegno preciso rispetto alle cose che devono, fare. È un altro commissariamento. C'è questa ipotesi di commissariamento. Chiedo brevemente, prima di sentire che cosa ha detto. Direi una cosa, che noi italiani spesso non ci rendiamo conto fino a che punto c'è stata una perdita di credibilità del nostro paese, indipendentemente dal governo, ma negli ultimi anni. L'Italia non ha credibilità. Quando dice che farà delle cose, non viene creduta. Viene creduta solo ex post sui fatti. Dunque, in questo momento, che sia Renzi al governo, o che sia Letta, o che sia lo stesso Monti, per non parlare di Berlusconi, questo Paese ha un enorme problema di credibilità di fronte alle istituzioni internazionali, che devo dire, forse colpevolmente io stesso ne parlo troppo poco sul giornale, ma è così. Dunque, non c'è dubbio che questo è un Paese che nel 2011, quando il debito era al 120%, ha avuto nel 2011, fine 2011, l'offerta di entrare in un programma di assistenza del Fondo Monetario Internazionale. Il debito era al 120%, è vero i tassi erano più alti, molto più alti di oggi, ma non, quella
diffidenza verso di noi e quel desiderio tu di dici è rimasta. Dettare l'agenda, allora, è rimasta. Vediamo un momento il servizio che abbiamo preparato complessivo sulla situazione di Renzi e sulla crisi in questo momento anche su Padoan, e poi torniamo e cerchiamo di capire a che punto è veramente, se c'è questa trattativa. Oggi il governo dice di no. Sentiamo Maria Grazia Gerina. Un paese che ha bisogno come il pane di poter dire che l'Italia ce la fa. Noi non lasceremo il futuro ai gufi e a coloro i quali sperano nel fallimento del nostro paese. Nel piano di un agosto infocato Matteo Renzi ci prova a trovare la mossa giusta per ripartire. Ma stavolta non è questione di slogan e neppure di gufi. A meno da non voler considerare i gufi l'Istat, la Banca Centrale Europea e lo stesso presidente Giorgio Napolitano, che lo ha convocato alla vigilia di Ferragosto per fare il punto sulla situazione economica. Tutto ok, non siamo osservati speciali, assicura Renzi, reduce dall'altro incontro cruciale dell'estate, quello con il presidente della BCE, Mario Draghi. Un incontro riservato. Sullo sfondo la minaccia di un nuovo commissariamento da parte dell'UE. Quel meno 0,2 che campeggia davanti al PIL dallo scorso 6 agosto dice che l'economia non riparte, che il bel paese ai tempi del governo Renzi arranca. E a poco servono le polemiche con l'Istat, che avrebbe diffuso i dati italiani con improvvido anticipo su quelli europei. Noi siamo stati 9 giorni a dire che l'Italia era il problema dell'Europa soltanto perché l'Istat dà i dati prima degli altri paesi. Oggi vediamo i dati e vediamo che anche l'Europa soffre. Il fatto che l'Europa fatichi a uscire dalla crisi comunque non aiuta. Semmai rende molto più complicato per il governo Renzi trovare una via d'uscita senza aiuti esterni. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, in un'intervista in inglese alla BBC, ha enunciato chiaramente il problema, chiedendo alla Banca Centrale Europea di fare la sua parte. E Napolitano ha sottolineato che proprio la presenza di Padoan nel governo Renzi lo rassicura per la stima e la fiducia di cui gode anche in Europa. Insomma, Renzi non è più un uomo solo al comando, forse. Ma certo spera di avere ancora qualche carta da giocare. La più importante, convincere l'Europa ad allentare i vincoli di bilancio. Quando noi chiediamo in Europa di avere maggiore attenzione alle questioni della crescita, non lo stiamo chiedendo per fare un favore all'Italia, lo stiamo chiedendo perché pensiamo sia l'unica ricetta per l'Europa. L'Italia poi deve fare le sue cose e l'Italia le sue cose le fa tutte. Le fa tutte con gli appuntamenti sullo sblocco Italia, sulla giustizia, sulla scuola, sugli interventi di manutenzione ambientale, sugli interventi di semplificazione di fisco, burocrazia e organizzazione dello Stato. Riforme in cambio di maggiore flessibilità, sarebbe questa la ricetta per convincere l'UE, fanno capire gli economisti più vicini al Premier. Dalle colonne del Corriere della Sera intanto Alberto Alesina e Francesco Giavazzi suggeriscono che oltre alle riforme serve una terapia shock, una manovra da 33 miliardi per tagliare le tasse sul lavoro di almeno 2 punti di PIL. Di certo, Matteo Renzi sa che deve muoversi in fretta. Il 29 agosto ha già convocato il Consiglio dei Ministri in cui metterà nero su bianco le riforme annunciate nei mesi scorsi e forse anche quelle messe a punto in queste ore. Il giorno dopo lo aspetta il Consiglio europeo. Il Premier ha promesso che sarà un nuovo Big Bang. Convincerà l'Europa? Poi parleremo della proposta di Alesina e Giavazzi, ma Federico Gemica, che senso, che valore politico ha questo incontro tra Renzi e Draghi? Castro, come è andato? Come è andato è un mistero. Un mistero. È un mistero. No, i due hanno buoni rapporti storicamente. Io credo, diciamo, che Renzi sia andato a chiedere consiglio. Non so che consiglio onestamente. Però di gran carriera, insomma. Non credo che ci fossero, diciamo, emergenze, diciamo. Quel che è accaduto dopo dimostra che non c'erano emergenze. Non so che consiglio gli abbia dato e non so nemmeno onestamente se la vicenda raccontata da Repubblica, questa è chiamiamola trattativa, smentita oltre 24 ore dopo, e noi che facciamo questo mestiere, diciamo, siamo portati a pensare che quando c'è in ballo cose importanti, insomma, una smentita arriva subito, non arriva dopo tanto tempo. Quindi sono portato... Dici tu, ci hanno pensato prima. Io credo, diciamo, che naturalmente, ci fosse tanto di vero in quello che è stato scritto e che probabilmente, diciamo, l'intenzione era di vedere un attimo che effetto faceva. La reazione.
non ha fatto un bellissimo effetto, perché le reazioni sono state abbastanza freddine. Io citavo prima l'intervista del responsabile economia della CDU oggi, che è addirittura ingenerosa, oltre che implacabile. Non voglio sentir parlare di nessuna flessibilità, di nessuna... Sì, è un comportamento, questo abbastanza tradizionale. Che Roma deve risanare per e basta, detto. E basta, sì, però come dire, questo è un invito che ormai, dovrebbe essere rivolto, a Germania esclusa, a quasi, ai maggiori paesi europei, perché le difficoltà in questo Renzi ha ragione, non sono più soltanto italiane, Federico Fubini, come è andato l'incontro con Draghi, secondo te? Ci sono te? Due punti. Allora, un punto è il discorso delle politiche di bilancio e il fatto che ci sia stato questo bonus di 80 euro fa sì che adesso debba essere coperto. Ci sono state altre spese in corso d'anno, IRAP, eccetera. Probabilmente una manovra molto importante che Renzi deve fare, a seconda del momento ci sono varie cifre, però tra i 16 e i 22 miliardi è una manovra molto importante. Dunque sicuramente di questo Draghi avrà chiesto conto, vedremo fino a dove si arriverà in questa cosiddetta flessibilità, ma non c'è dubbio che la manovra dovrà essere molto importante e non facile da fare, cioè si dovrà andare a fare dei tagli che non riguardano solo dei gruppi molto ristretti, ma dei gruppi forse anche più larghi di elettori. Questo è un punto. Il secondo livello della discussione, ma non credo che sia stata direttamente, sicuramente non fra Renzi e Draghi, ma di fatto è la discussione che c'è fra il governo tedesco, il governo italiano e la Banca Centrale Europea, riguarda il livello di inflazione e come impatta sul debito, perché con un'inflazione così bassa o addirittura negativa in deflazione, a parte gli altri effetti negativi, sindrome giapponese eccetera, c'è il fatto che un'inflazione così bassa fa aumentare automaticamente il rapporto tra debito e PIL molto più in fretta. Dunque con un'inflazione a zero come oggi l'Italia non ha alcuna chance di stabilizzare il debito, che potrebbe andare a livelli molto pericolosi. Ovviamente il compito della BCE è garantire che l'inflazione sia intorno al 2%. Stiamo vedendo, tra l'altro, quello che ha detto il ministro Poletti a proposito delle pensioni. Vediamolo a tutto schermo, ma le pensioni alte, chiedeva il giornalista, sono così poche che si raccoglierebbero briciole. Dipende da dove si fissa l'asticella. Posso chiudere un attimo su questo punto, perché è fondamentale, secondo me, anche se se ne parla troppo poco. Draghi deve fare quello che gli americani chiamano quantitative easing, quello che ha fatto la Federal Reserve, cioè creare moneta, probabilmente almeno 1.000 miliardi di euro, e comprare titoli di Stato dei vari paesi. Questo vuol dire che, siccome la Bundesbank, dunque il contribuente tedesco, ha il 30% della BCE, il rischio del debito italiano per centinaia di miliardi finisce sul contribuente tedesco. Perché questo sia perché questo si possa fare, bisogna che di fatto la Bundesbank o almeno la Merkel implicitamente diano il loro via libera a questa assunzione di rischio. Ma perché questo possa succedere, bisogna che l'Italia sia più credibile di oggi. E questo è il cortocircuito che vedo tra Renzi e Draghi. Non vedo in questa polemica sulla flessibilità, che non è mai stata chiarita cosa si vuole esattamente fare, sulle riforme, che non è stato mai chiarito cosa esattamente si vuole fare come riforme, eccetera, questa vaghezza, che probabilmente si risolverà nel giro delle prossime settimane, sono convinto di questo, però questa vaghezza non sta aiutando Draghi, perché non rassicura i nostri interlocutori tedeschi, e dunque in qualche modo questo rende più difficile per Draghi convincere, se non la Bundesbank, che è impossibile convincere, ma almeno il governo tedesco, del fatto che la BCE entra sul mercato con 1.000 miliardi, 1.500 miliardi. Quindi l'incontro non dovrebbe essere stato così... Non credo che ne abbiano parlato, perché comunque la Banca Centrale e Draghi sono indipendenti, sicuramente Draghi non ha bisogno di chiedere a Renzi il permesso di fare qualcosa. Il punto è che Draghi potrebbe avergli fatto capire che un atteggiamento non chiaro, non chiaro su quello che si vuole fare, rischia di complicare tutto il quadro, anche il quadro di quello che la BCE ha bisogno di quello che l'Italia ha bisogno che la BCE faccia per stabilizzare il suo debito. Questa è l'interazione che mi pare implicita, molto implicita. Che è anche indipendente dalla Germania la BCE, visto che parliamo di indipendenza. La BCE è indipendente da tutti i governi per definizione, perché è nel trattato.
Però essendo la Germania il primo azionista. Insomma. La Germania è il primo azionista, l'Italia è il terzo azionista, con il 17% e la Germania il 30% attraverso la Bundesbank. Ricordiamo che tutte le decisioni più importanti che ha preso la BCE, anche sotto Draghi, lo scudo del 2012, l'intervento sui titoli di Stato del 2011, l'intervento sui titoli greci nel 2010, sono tutti stati fatti mettendo in minoranza la Bundesbank. Dunque, diciamo, tradotto, è come se Marchionne gestisse la Fiat contro il suo primo azionista. La domanda è, fino a che punto un amministratore delegato può gestire un'azienda contro il suo primo azionista? C'è un limite, evidentemente. Per quello che parlavo di indipendenza. Detto questo, Draghi sa che il suo dovere oggi è combattere la deflazione. Dunque, non ha, da questo punto di vista, non ha scuse, lo deve fare, non può subordinarlo, condizionarlo a quello che fa o non fa il governo italiano, perché questo vorrebbe dire che la BCE ha rinunciato alla sua indipendenza. Dunque, lo deve fare. Allo stesso tempo, non sembra che si sia molto capito in Italia che certi comportamenti, un certo rumore di fondo e mancanza di chiarezza sulla linea della politica economica finiscono per complicare il lavoro di Draghi, il lavoro che ci è più indispensabile. Ecco, questo prima di sentire cosa ne pensa Peter Gomez di questo, anche se lui ha, diciamo, una sua versione di questi incontri, sono stati in realtà due, quello molto importante di queste ultime settimane, quello con Draghi e quello con Giorgio Napolitano. Quindi prima di sentire Gomez su questo, non so se dalla regia possiamo mandare che cosa ha detto Renzi a proposito di Draghi, un contributo che avevamo preparato. Bruxelles chi? Non vorrei che si dimettesse anche Bruxelles, io in passato ho detto Fassina chi e si è dimesso, però Bruxelles chi? Mi è stata fatta una domanda sostenendo che la Commissione europea dica che l'Italia non ha una strategia. Credo che questo sia l'ennesima dimostrazione di mancanza di rapporto con la realtà. In tutti i paesi si inviano dei documenti e si ricevono delle risposte con delle considerazioni critiche. Dopodiché i paesi membri fanno le proprie valutazioni alla luce di ciò che viene detto e scritto. Mi fa piacere che voi adesso vi siate accorti che c'è un problema di fondi strutturali in Unione Europea. Io ci ho fatto due campagne per le primarie, lo dico rispettando serenamente il vostro lavoro, ma credo che se di fronte a una cosa enorme qual è l'Expo, le vostre domande sono se ho visto ieri Draghi, beh, vi rispondo nel merito, sì, ho visto Draghi, lo vedo spesso. Peter Gomez, che questo atteggiamento di Renzi, come lo interpreti, appunto alla luce di quella che è la tua versione di questi due incontri importanti, Draghi Renzi, e poi Napolitano? Renzi è molto bravo, molto carismatico, sa dare fiducia all'elettorato, ma a questo punto deve incominciare a essere serio. E in questo caso non è stato serio, lo possiamo dire tutti. E ed evidente la sua asca, è in forte imbarazzo perché si rende conto, secondo me, di avere un problema. Un grosso problema politico a questo punto, anche oltre che un problema economico, cioè aver sottovalutato la questione economica. Certi tipi di riforme si fanno più facilmente se si ha un certo consenso popolare. Ora, abbiamo detto tutti che il rischio per Renzi, e ce n'è già qualche primo timido segnale nei sondaggi per quanto possano valere, è che la sua grande popolarità vada man mano scemando a causa degli scarsi risultati economici che in alcuni casi non dipendono nemmeno da lui, ovviamente, perché è vero che la guerra in Ucraina non è stata colpa sua, che l'embargo dei generi alimentari verso la Russia non è stata un'idea italiana ma conseguenza di quella guerra, e avrà un peso sulla nostra economia perché ho letto che si tratta di 700 milioni di euro l'anno, se non sbaglio, Fubini mi può correggere, cioè parliamo di cifre grosse. È vero che tutte queste cose non dipendono da lui, però è vero che quando appena è andato al governo la sua popolarità era tale che Renzi si poteva permettere di silenziare con una battuta, come ha tentato di fare con Bruxelles, i sindacati, e nessuno batteva ciglio. Mi chiedo se sarà così nei prossimi mesi. Comunque, questi sono interrogativi da politologi. La necessità, lo ribadiamo tutti, è che incominci a fare e smetta di parlare. Allora, noi ci dobbiamo smettere anche noi di parlare per qualche minuto per la pubblicità, però tornate, restate con noi. Perché torniamo tra poco. Esatto.
Allora, di nuovo in studio, stiamo parlando di giorni difficili per Renzi, però tra questi giorni difficili ce ne sono stati invece un paio molto felici per lui, in una sua dimensione, come tornato possiamo un po' dire, indietro. Originaria. Vediamo il servizio di Marco Billeci. All'alba di una domenica di agosto, dopo una settimana in giro per l'Italia e 4 giorni di campeggio nella tenuta di San Rossore, circa 30.000 camicie azzurre lasciano le loro tende e si mettono in cammino verso la radura, dove poche ore dopo si terrà la messa e la cerimonia conclusiva della Rutta 2014, il raduno nazionale degli scout cattolici della GESCI. Poi arriva lui, il lupetto più famoso d'Italia. Stiamo guardando Matteo Renzi. Ci racconta come ci siete conosciuti tra gli scout con Matteo? Agli scout? Come è sbocciato facendo questo? Gli scout. Cosa gli è rimasto da presidente del consiglio degli scout? Gli è rimasto la tenacia e la voglia di darsi sempre nuovi obiettivi e di camminarci sopra. Iscritto alla GESCI da quando aveva 5 anni, i ragazzi della RUT lo accolgono come una star. Una strada. Padre, anche lei cede alla tentazione del selfie con Renzi, ma è un piccolo selfie, ci vuole. Ci vuole, un peccato che si può perdonare. Noi abbiamo un presidente! Qualcuno ha scritto: un tempo i politici di agosto andavano da CL, ora vengono dagli scout. È il segno di un cambio di stagione. I nostri uomini e donne che hanno varcato l'esperienza scout sempre nel tempo si sono impegnati sia in politica che in altri servizi. Quindi per noi è normale avere anche un ambito politico che in qualche maniera è e ci viene a trovare. Non crediamo che ci sia una stagione nuova. Non ho il fazzolettone con me, non ho il giver, sono qui per rappresentare il paese. Lo sento vicino ed è una cosa penso normale per tutti noi scout. Chiaramente molto è il lessico che ci accomuna, molte parole che usa sono scout. Io avevo tanta fiducia perché era un personaggio che comunque ispira. Ora non lo so, ecco. Dici che non basta che sia stato uno scout per fare un buon partito? No, assolutamente no. Allora, quello è il segreto, Federico Giamicca, il fatto che abbia fatto lo scout, Renzi, lessico, insomma. Ma no, il segreto di Matteo Renzi, diciamo, intanto è l'età, sì. Intanto è un ottimismo indomabile. Insomma, chi lo conosce, chi lo ha seguito, per esempio, di fronte adesso a queste discussioni che stiamo facendo sulla necessità di andare probabilmente a una correzione dei conti, a una manovra, e reputa questa ipotesi poco consona al modo di fare di Renzi. Io mi rendo conto di star dicendo una cosa che è grave, diciamo, per cioè una... Cioè stai dicendo che lui non, che Renzi non vuole, non farà la manovra, la deve fare per forza. Io credo, diciamo, che farà molta fatica, per usare adesso, per tornare al linguaggio berlusconiano, a mettere le mani nelle tasche degli italiani, perché è uno che ama piacere, è uno che ha promesso altre cose, quindi farà molta fatica. Io immagino, probabilmente diciamo sbaglio, ma immagino un ennesimo cambio di campo, diciamo, alla ripresa. Cioè, noi 10 giorni fa stavamo discutendo non della situazione drammatica nella quale il Paese, certo non è che sia aggravata in questi 10 giorni, abbiamo assistito a questa battaglia campale nell'Aula del Senato su una questione che c'entra, diciamo, direttamente poco con l'economia, e io non ho visto lo stesso calore quando si è discusso, perché ci sono andati provvedimenti economici in discussione a partire dal disegno di legge di Poletti. Io sono pronto a scommettere sul fatto che ci sarà un nuovo cambio di campo alla ripresa, e probabilmente basterà citare la parola riforma della legge elettorale per far ripartire il gran cancan italiano che seppellirà le emergenze economiche del Paese. Però... E che questo cancan possa finire, che sia un cancan mediatico, però poi, no, ma che poi tutta questa faccenda possa finire, diciamo, con una situazione dei conti ulteriormente aggravata e Matteo Renzi che decide di andare a nuove elezioni piuttosto che affrontare, diciamo, queste emergenze, a me non sorprenderebbe per nulla. Ma questo non è un po' un elemento comune al berlusconismo, Peter Gomez? Il fatto di avere difficoltà a fare manovre dure, a fare interventi duri?
che toccano le tasche delle persone. Certo, però da questo punto di vista dobbiamo essere obiettivi, a Renzi dobbiamo lasciare il beneficio del dubbio, perché davvero fino adesso abbiamo detto che deve incominciare a fare e vedremo nei prossimi 2 o 3 mesi se è questo il momento e quindi lo potremo giudicare. È ovvio che ci siano, e le vediamo tutti, delle similitudini tra le due persone. Entrambi sono dei leader molto popolari, carismatici, populisti, nel senso che non a caso Renzi ha fatto proprie molte parole del Movimento 5 Stelle, lo dice, ricordava prima Federico Geremicca, di slogan anticasta, contro la vecchia politica, la rottamazione, tutte cose che poi se andiamo a vedere si prese singolarmente sono state svolte nei primi suoi mesi di governo, diciamo per dirla in maniera benevola non a pieno, da partire dalla questione delle auto blu, ha fatto molta impressione il fatto che lui le abbia messe su eBay se non sbaglio e poi nella realtà le auto blu non sono state in gran parte rottamate eccetera. Da questo punto di vista Renzi è un leader di questo tipo, però l'elettorato è cambiato rispetto al passato, l'elettorato ha dimostrato di essere volatile con le ultime elezioni europee che hanno dato a Renzi la legittimità di governare, cioè un uomo che era colpevole tra virgolette di un brutale omicidio politico, che era l'omicidio politico di Letta, a un certo punto trova il suo battesimo, espia il peccato originale con quella gran massa di voti, quel 42% di voti che prende alle elezioni europee, voti che non erano voti, lo sappiamo tutti, del PD, ma voti che a mio parere, essendo l'elettorato liquido, sono voti che Renzi potrebbe anche in gran parte perdere alle prossime elezioni. Scusami, poiché nella vita, insomma, molto spesso il problema è l'alternativa, allora io mi domando, diciamo, c'è un leader politico giovane o non giovane sul quale, diciamo, l'altro Renzi, dici tu, sul quale, diciamo, questa è una domanda legittima, ma non ci può esimere esercitare il nostro spirito critico rispetto all'inazione del governo Renzi in campo credo che non si riferisse a quello. Federico Geremicca, cioè rispetto alla tentazione elettorale, si salta la finestra, mangi questa minestra o salti la finestra. È rispetto alla tentazione elettorale di Renzi, credo. Appunto, cioè a quello mi riferivo, cioè se lui avesse, diciamo, questa tentazione, chi è oggi, diciamo, forte? Io, insomma, cerco di, come dire, assumere il ragionamento che può darsi stia facendo Renzi. Chi è che oggi è in grado di contrastarlo, nonostante tutto? Cioè la sua forza sono gli altri. Capisci? Cioè quello che noi veniamo da due governi presieduti da persone serissime. Cioè io mi ricordo, adesso parliamo, diciamo, della buona stampa che ha avuto Matteo Renzi, ma qualcuno si ricorda l'insediamento del governo Monti? Cioè non si poteva, anche di, diciamo, quello Letta, e anche di quello Letta, quindi noi, insomma, forse abbiamo Monti di più, Monti, cioè, non, tecnici, non ci si poteva, il Super Mario, cioè tutte queste robe qui. E poi, diciamo, a rivedere il bilancio del governo Monti, credo, col senno di poi. Se mi è permesso, io credo che una delle funzioni della stampa sia proprio quella di migliorare alla lunga la prossima classe dirigente. Se la stampa italiana, salvo una serie di lucide, di lodevoli eccezioni, avesse esercitato in maniera maggiore il proprio spirito critico anche nei confronti del governo Monti e del governo Letta, non ci saremmo limitati a vedere il governo Monti che riforma le pensioni e che poi sostanzialmente non fa più nulla di quello che avrebbe dovuto fare. E da questo punto di vista è vero che ci sono delle colpe generalizzate da parte delle classi dirigenti di questo paese, ne facciamo parte anche noi. Certamente. E credo che un po' di autocritica da parte di tutti non farebbe male. Certamente. Posso chiedere una cosa, Federico Fubini? Tu hai detto che l'Europa non si fida più dell'Italia, sostanzialmente. Ma per tornare al carattere del berlusconismo che sottolineava Federico Geremicca, l'atteggiamento dei governanti europei verso Renzi è lo stesso, a tua memoria, che c'era quando governava Berlusconi? No, assolutamente no. Renzi, un punto molto importante, lo ha segnato, il fatto che per il momento almeno ha neutralizzato il Movimento 5 Stelle. Se guardiamo la geografia del risultato elettorale in Europa, non c'è paese, anche paesi dell'Europa del Nord, anche paesi che non sono stati colpiti duramente dalla crisi come l'Italia, che non abbia una minaccia di tipo populista di qualche genere. Il fatto che Renzi abbia ancorato e stabilizzato il sistema politico italiano sicuramente gli viene riconosciuto ed è un punto molto importante.
quando parlavo di mancanza di credibilità, ma che non riguarda solo Renzi, una mancanza di credibilità del paese, chiunque lo governi, e su questo dobbiamo essere onesti con noi stessi, non vogliono più sentire promesse. E vorrei dire una cosa, se noi guardiamo i paesi che sono stati colpiti dalla crisi, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia, i dati di crescita di questo ultimo anno, non solo di questo ultimo trimestre, mettono l'Italia in coda a tutti e cinque, con l'Irlanda che sta crescendo del 3% e oltre, la Spagna che sta all'1,5%, Portogallo risultato simile, persino la Grecia che è decresciuta meno dell'Italia nell'ultimo anno. L'Italia sta andando in questo momento peggio della Grecia. Dunque, questo è un dato di fondo. L'altro dato di fondo è che c'è un bilancio in una situazione delicata. Non è vero che Renzi non ha fatto nulla, ha fatto delle cose, ha fatto anche dei tagli di spesa limitati, ma li ha fatti quando ha detto a comuni, province e regioni che dovevano fornire 2,1 miliardi di tagli di spesa. Poi alla fine questi tagli sono arrivati. Il problema è che adesso, ma sono parole di Renzi, non si parla più di 2 miliardi o di 4 miliardi, ma secondo Renzi 16 miliardi di tagli di spesa da perché presentare. Perché sono le famose coperture di tante misure. Vanno sono in parte le coperture di questi 10 miliardi del bonus di 80 euro. In parte un altro circa 2 miliardi sull'IRAP, per esempio, più il cammino di risanamento che comunque l'Italia deve fare perché i conti palesemente non sono in equilibrio, altrimenti il debito pubblico non salirebbe così in fretta. A proposito di tagli e di tasse, in realtà ha fatto molto scalpore proprio nella giornata di oggi l'intervista di ieri, non so se possiamo mostrarne un pezzettino, la facevi vedere prima tu, Salvo, del ministro del lavoro Poletti, che ha ipotizzato di, alla fine, di tassare, diciamo le parole come stanno, eccole qui, le pensioni, sembrava le pensioni d'oro dalle domande, però poi quando il giornalista ha obiettato, Enrico Marro, ha obiettato che in realtà le pensioni d'oro poi darebbero poco gettito, ha detto ma dipende dall'asticella e naturalmente si è aperto subito un fuoco di fila e molte polemiche perché questo significa, lo ha scritto anche il Corriere della Sera, insomma, un attacco al ceto medio, c'è stata una reazione molto forte di Forza Italia. Brunetta dice ma il governo che vuole fare, le vuole tagliare tutte quante. Allora, questo punto delle pensioni come si mette? È una mossa, perché si vedeva poi Morando, sottosegretario all'economia, vice ministro all'economia, molto cauto su questo, è stata un'uscita di Poletti. Come la interpreti? Io credo che sia una cosa la quale evidentemente discutono, diciamo. Se devo dirla tutta, io non trovo nemmeno scandaloso, diciamo, che si discuta di una misura di questo genere. Mi pare singolare che accanto a questa misura non si discuta anche della possibilità di, poi naturalmente io la chiamo in un modo, in realtà si tratta di tasse, diciamo, di un contributo ai redditi molto alti, una parola che in Italia non si può pronunciare se no perdi voti, è patrimoniale, ma dico, se il paese è messo come è messo, diciamo, è giusto che chi può contribuisca. Anche se la patrimoniale, come si dice, c'è già sulle naturalmente case, no? La patrimoniale c'è su tutto, diciamo. In più, diciamo, per quanto riguarda le tasse, noi parliamo degli 80 euro come fosse una regalia, gli 80 euro tecnicamente sono una riduzione fiscale, cioè così come c'è stata una riduzione di 10 punti sull'IRAP per le aziende, diciamo, naturalmente sono tutte cose che, poiché non hanno prodotto quel che dovevano produrre. C'è stata una riduzione del 10% dell'IRAP? Sì. No? Sì, del 10%. Del 10% dell'IRAP, che è una delle tasse che gravano. Cioè, gli 80 euro, diciamo, il vero disastro degli 80 euro è che erano stati presentati come una misura che avrebbe dato uno shock economico al paese, avrebbe fatto ripartire i consumi e a cascata tutto. Le analisi, diciamo, di oggi dicono che l'effetto è stato quasi nullo. Prego, il punto, secondo me, ma non si sta facendo politica, il punto è che io come cittadino non ho capito bene, e veramente se una volta mi capiterà Renzi attivo mi piacerebbe chiederlo, e probabilmente la risposta sarà anche soddisfacente, però che io non ho capito bene è qual è l'analisi
di questo governo del fatto che l'economia va male. Mi piacerebbe chiedere a Renzi o a Padoan perché secondo loro la Spagna ha fatto già più di un punto di crescita quest'anno e l'Italia ha fatto 0,3 di decrescita. Cioè, qual è il problema? Loro hanno risposto, lo spiegano. Loro hanno detto come una situazione globale, sì, di lungo termine. Sì, ma... sì. No, sono più preciso. Ci sono, possono essere due ragioni. Uno, mancano i consumi. Non si consuma in questo paese. Ed è sicuramente vero, loro hanno cercato di affrontare il problema con gli 80 euro. L'altra questione è, le aziende non riescono a stare sul mercato e non riescono a produrre beni a prezzi sufficientemente competitivi da vendere di più, assumere le persone, esportare. Dunque, direi che questa seconda parte, loro lo hanno detto e sta arrivando il momento in cui dovranno fare qualcosa. Però la difficoltà è che riempire di contenuti 16 miliardi di tagli di spesa va oltre la lotta agli sprechi. Vuol dire andare in meccanismi che se non sono, tra l'altro questo aspetto delle pensioni, Cottarelli non lo ha mai pubblicato ma lo aveva menzionato, fra le sue opzioni c'era anche, questa, ci sono delle... che però deprimerebbe appunto il ceto medio e la domanda, non è così, non c'è questo rischio. Questi giudizi così generici non mi riescono. Posso dire una cosa, nelle tabelle di Cottarelli c'è un dato dove fa vedere che dove ci sono dei pensionati che hanno quel tipo di reddito, nella gran parte dei casi questo reddito è superiore ai contributi effettivamente versati, perché stiamo parlando del vecchio sistema, da un lato. E dall'altro, dove ci sono dei pensionati con quel reddito, il reddito della famiglia in genere è più alto che dove ci sono dei lavoratori. Con quel reddito. Dunque c'è effettivamente, è vero, una sproporzione, una distribuzione del reddito a favore di certe categorie più anziane nel nostro paese, ma non lo scopriamo oggi. Il punto è se questo governo o un altro ha lo stomaco di affrontare una misura del genere e soprattutto per fare cosa? Per ridistribuirli verso il basso cercando di sostenere i consumi in questo modo o per ridistribuirli, per ridurre il costo di fare impresa in modo da rendere... Io vorrei ricordare un dato. In Spagna il contributo dell'export al PIL è passato dal 25 al 40% in 2 anni, i 2 anni di cui parla Padoan. E questo sta permettendo, insieme ad altre misure, l'aumento di posti di lavoro netto. In Spagna nell'ultimo anno è stato di 400.000. È vero che la Spagna è una situazione diversa dalla nostra, noi non potremmo fare le stesse cose, ed è vero che la disoccupazione in Spagna è più alta che in Italia, però ecco, mi sembra che non tanto nel governo ma proprio nel paese questa discussione non c'è stata. Perché andiamo male? No? Se sei d'accordo, vediamo cosa aveva detto proprio il 18 luglio del 2013 Renzi a Bersaglio Mobile sulle pensioni. Ascoltiamolo. Non era ancora Presidente del Consiglio, non era nemmeno segretario del PD. C'è un sacco di gente che è andata in pensione molto presto e con le pensioni retributive e non contributive. C'è una proposta che sta venendo fuori da alcuni parlamentari, non solo virgolette renziani, che potrebbe portare nelle casse dello Stato dai 4 ai 6 miliardi di euro con un contributo di solidarietà da parte di questa fascia di persone qui che guadagnano più di 3.500 euro nette al mese di pensione, pur non avendo versato i contributi per l'equivalente. Non parlo soltanto di chi prende 30.000 euro di pensione al mese, parlo anche di chi prende 5, 6, 10 mila euro al mese e toccare magari di nuovo i diritti acquisiti. Questa è... Io sono per toccare i diritti acquisiti, sì. E per toccare i diritti acquisiti, lo aveva detto Renzi a Bersaglio Mobile, Peter? Sì, lo aveva detto ed è probabile che si arrivi a questo. Sappiamo anche che Renzi non lo farà mai, ma si sono studiate anche delle ipotesi di prelievo forzoso sui conti correnti, perché la situazione è brutta. Questo è indubbio. Giustamente si dice Renzi non vuole mettere a rischio il suo consenso. Il problema è, se questi ricorrono a nuove tasse, perché si tratterebbe sostanzialmente in qualche modo di nuove tasse, però non modificano non solo il modo in cui spendono i soldi, la situazione torna appunto a capo. È inutile che io vi dica che in questo paese mediamente costruire una strada costa ancora il 30% in più che in Germania, e questo succede non solo per i costi della burocrazia, anche per i costi della burocrazia, ma per i costi della corruzione.
Su queste cose vuole intervenire Renzi? Allora, dovrà arrivare a intervenire sulle pensioni? In Spagna sono arrivati a intervenire sul pubblico impiego e hanno tolto a tutto il pubblico impiego la tredicesima. Però contemporaneamente hanno tolto la tredicesima ai parlamentari. Allora, io tutte queste cose, capisco che Renzi abbia, lui non è parlamentare, guadagna poco, eccetera, abbia dei problemi di consenso in Parlamento e tutto il resto, ma io tutte queste cose non le ho viste, ho visto passare una riforma che arriverà forse all'abolizione dell'elezione, alla nomina dei senatori in un futuro Senato, a cui al contrario avremo dei consiglieri regionali e dei sindaci a cui verrà data quindi categorie speciali. Consiglieri regionali ad alto rischio di devianza criminale, a cui verrà dato in cambio l'immunità sia da intercettazioni, arresti e perquisizioni. Questo mi pare un segno contrario rispetto alla serietà che ci viene, i segnali che ci vengono richiesti in Europa, al di là del giudizio sulla riforma che può essere la più bella del mondo. Prego, Federico. No. Questo discorso del prelievo forzoso sui conti a me non sembra proprio di averlo sentito, no? Vorrei tranquillizzare chi ci ascolta, non mi pare che stiamo parlando di questo. Però quello sul tassare in questo modo le pensioni, la domanda è perché c'è questa polemica, se colpisce il ceto medio, ma visto che queste pensioni spesso, anche se effettivamente sono state accumulate in parte col sistema retributivo, quindi con un'ingiustizia rispetto agli altri, però non sono il famoso ammortizzatore sociale, insomma i nonni che poi spendono per aiutare le famiglie proprio perché i figli guadagnano meno, no, dei genitori, quel tipo di ammortizzatore, andare a toccare quello. Non è rischioso in questo senso? Ma è rischiosissimo e questo è uno dei grandi dilemmi delle riforme, no? Quando c'è un equilibrio precario che si sta smottando, perché abbandonarlo non sapendo dove possiamo arrivare, a quale altro equilibrio possiamo arrivare? Il problema è che non è facile scegliere, se noi guardiamo i dati delle intenzioni di andare a votare. Vediamo che, a parte il fatto che l'Italia è il terzo paese più anziano al mondo in fatto di età mediana, dunque abbiamo un gruppo di elettori che sono in pensione molto importante, c'è anche un altro fatto, che l'intenzione di andare a votare delle persone dai 60 anni in su è molto più alta dell'intenzione di andare a votare delle persone dai 40 in giù o dai 35 in giù, il che vuol dire che quel gruppo di elettori è molto numeroso ed è proporzionalmente più importante degli altri, anche perché loro ci vanno effettivamente a votare. Dunque nessun governo ha voglia di affrontare questo tema. Questo è un classico esempio delle scelte difficili se uno vuole fare 16 miliardi di tagli, che vuol dire un punto di PIL, ma ce ne potrebbero essere altri. Sì, Federico Geremicca ha detto che tutto è legato alla spending review, sì, che tutto è legato e alla riforma ad altre riforme, giustizia, lavoro, questo Big Bang che Renzi promette per il Consiglio dei Ministri agosto. A me fa pare francamente un po' ottimistica questa interpretazione. Scusami, ma volevo fare intanto delle scuse a Pomicino, che ho citato, mi ha mandato un messaggino in diretta dicendo: tu salti 22 anni durante i quali il debito pubblico è cresciuto il 140% e te la prendi con me. Io poi gli spiegherò che non me la prendevo con lui, facevo un'annotazione. Però poi riflettevo. Ci conforta sapere che Pomicino ci guarda. Però poi, Pomicino ci guarda, è sempre molto reattivo sul tema del debito. Riflettevo su un fatto, Paolo Pomicino ha combinato i disastri che ha combinato, secondo tanti. Poi però si sono succeduti, da Ciampi a Prodi, a Padoa Schioppa, a Monti, a Letta, persino cito Tremonti e la sua finanza creativa. Quindi che ci sia una difficoltà, a intervenire. Questo mi pare evidente. Poi ragionavamo prima dei paragoni, delle similitudini, ne parlava bene prima Peter, tra Berlusconi e Renzi. Berlusconi cosa avrebbe fatto in un passaggio del genere? Si sarebbe inventato un rientro dei capitali dall'estero, avrebbe fatto un condono fiscale o edilizio, i due sono simili, ma le ricette non sono
identiche. Io tenderei a escludere, diciamo, che poi c'è Matteo il tema Renzi, che è un altro tema importante. Vi volevo far sentire una storia. Ma ancora paghiamo l'abolizione dell'ICI, che come tutti profetizzavano si è poi moltiplicata per 3, diciamo, capito? Vi voglio far vedere questa storia a proposito di tartassati che ci racconta Roberta Rei. Sentiamo. Siamo a Caserta, nell'azienda di Gustavo Ascione, centro di eccellenza del Made in Italy, che esporta nel mondo le famose sete di San Leucio. Abbiamo realizzato i tessuti di Villa Taverna, che è la sede dell'ambasciatore statunitense a Roma, che è una delle nostre referenze importanti, o abbiamo realizzato Palazzo Pallavicini di Vienna. Gustavo Ascione è stato vittima nel 2008 di un'accusa di evasione fiscale presentata da funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Accusa che però si è rivelata infondata. Nei primi 3 mesi di quest'anno si sono conclusi con esito favorevole ai contribuenti contenziosi tributari per un valore di 3,6 miliardi di euro. Nel 2012 abbiamo ricevuto una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2008, cioè per il nostro secondo anno di attività e per il primo anno di produzione industriale reale. Ripartendo dal peso di alcuni tessuti, estrapolandolo quindi, a un peso globale, hanno valutato qual era la quantità di tessuto prodotto e in base a questo hanno immaginato che ci fossero tessuti prodotti ma non fatturati, quindi venduti al nero, quindi hanno fatto un accertamento per circa 55.000 euro di ricavi non dichiarati. Era quindi un accertamento basato su un'interpretazione, sì, come dire, basato logica, su una loro interpretazione logica, non c'erano altri dati. Se non ci avessero accordato la sospensiva, ovvero dover pagare un terzo della somma richiesta, salvo poi verificare se si ha ragione o no durante il contenzioso, per noi poteva essere complicato finanziariamente, perché eravamo all'inizio dell'azienda, nel secondo anno di vita, quindi eravamo molto esposti finanziariamente. Per me la cosa veramente su cui va fatto un ragionamento è l'esecutività di un accertamento. Che un accertatore faccia una sua interpretazione, giusta o sbagliata che sia, secondo me è legittimo. Non è legittimo che quell'accertamento sia esecutivo. Poi ci deve essere un soggetto terzo, un giudice, che esamina l'accertamento e dà ragione, ma è un terzo. Non può essere né il funzionario dell'agenzia, né il soggetto che viene incentivato se si recuperano risorse. E se gli accertamenti vengono poi annullati dalle commissioni, non si compensino le spese. Così come se è un incentivo, ci potrebbe essere un disincentivo a fare azioni temerarie, se mi passi il termine. Però deve essere messo alla pari il rapporto tra contribuente e controllore. Invece oggi è fortemente falsato, con la logica che l'Agenzia delle Entrate è un organo dello Stato. Sì, ma è un organo dello Stato inquirente. Ci vuole un giudice che dia il giudizio finale. Non può il soggetto inquirente fare anche la sentenza, se no non è uno Stato democratico. Beh, tra l'altro oggi sono usciti i dati della CGA di Mestre Federico Furbini, dicono pressione fiscale al 44% più 12,6% dal 1980 e la stessa CGA di Mestre dice in questo modo è stato annullato l'effetto degli 80 euro, è difficile fare impresa in queste condizioni. Sì, i dati di pressione fiscale sulle imprese sono ancora più alti, circa 20 punti percentuali più che in Germania, dunque sicuramente quella è un'emergenza, 65,8. La pressione fiscale, soprattutto l'IRAP è una tassa completamente distorsiva perché noi sappiamo bene che le nostre imprese hanno spesso un'alta intensità di manodopera, sono imprese manifatturiere. L'IRAP tassa le imprese non sulla loro profittabilità effettiva, non sui margini di guadagno che hanno, ma sul numero dei dipendenti, fra le altre cose, col che scoraggia l'occupazione, come si vede dagli andamenti, e rappresenta un peso improprio sull'attività delle aziende. Io trovo che questo sia un settore in cui investire i proventi dei tagli di spesa che sono urgentissimi anche per questo. Se posso dire una cosa sulla Ascione, l'ho incontrato perché ho fatto un articolo sul suo caso e altri. L'Agenzia delle Entrate è estremamente aggressiva, a differenza per esempio che in Spagna, dove l'Agenzia delle Entrate spagnole ha degli obiettivi e guadagna dei bonus sul numero di casi consolidati che vanno a giudizio, che porta a che conquista per il fisco. In Italia il bonus viene dato fra tante cose, ma soprattutto sulla quantità di soldi. Dunque c'è un incentivo oggettivo, anche se Rossello Orlandi, il direttore dell'agenzia, si arrabbierà adesso, però c'è un incentivo oggettivo per le persone dell'Agenzia delle Entrate di attaccare le imprese, anche con cause un po' capziose come questa che abbiamo visto, sono molto frequenti, e spingerle a patteggiare, che si chiama adesione,
ma spingere a fare un'adesione per cui loro pagano il 50% pur di togliersi il problema. Ora, questo crea oggettivamente una difficoltà a fare impresa nel nostro paese, che non colpisce solo gli imprenditori, colpisce i lavoratori. Voi andate nei distretti, nelle Marche, nel Nord-Est, e voi vedete che c'è gente, operai, che hanno perso il lavoro per situazioni del genere. Questo trovo che questo governo dovrebbe affrontare, cambiare il sistema di incentivi. La lotta all'evasione è sacrosanta, l'evasione è un problema molto serio, però ma va gestito seriamente. Salutiamo un altro ospite, ci ha raggiunto professor Riccardo Puglisi. Buonasera, professore. Buonasera a voi, buonasera agli spettatori. Allora, non sappiamo se è riuscito a sentire la prima parte della trasmissione, però intanto ci interessa un po' e un po'. Ci interessava intanto sapere il suo commento rispetto a questa situazione che analizzava anche Federico Fubini, della pressione fiscale rispetto alle imprese, anche il caso dell'imprenditore Ascione. Sì. Che cosa ne pensa lei di questo? Cosa dovrebbe fare il governo? Penso poveri contribuenti, e penso che sia stato un grosso errore puntare sugli 80 euro, cioè su un taglio IRPEF, piuttosto che su un taglio dell'IRAP, che tra l'altro, aggiungendo rispetto a quanto ha detto Federico Fubini, è anche regressiva, cioè per come è congegnata colpisce di più i piccoli imprenditori, quindi si spiega, è un'altra ragione del fatto che sia una tassa estremamente poco apprezzata, cioè, anche odiata. Il contribuente è importante e sinceramente bisognava spingere le imprese, bisognava utilizzare le risorse derivate da tagli di spesa per tagliare l'IRAP, perché il problema principale del nostro paese è l'occupazione. Se diamo risorse aggiuntive, va bene tagliare le tasse, ma se noi diamo risorse aggiuntive ai privati cittadini, non tutto questo va in acquisto, per esempio, di prodotti italiani. Invece l'IRAP è un costo, se facciamo calare l'IRAP abbiamo un costo più basso sulle imprese, e questo le avvantaggia in generale e anche sui mercati internazionali. Secondo me è stato un errore. Il problema non era il potere d'acquisto, cioè è un problema, ma era molto più importante il problema dell'occupazione. E in generale il problema è stato quello di una timidezza da parte del governo. Ecco, questo lo stavo chiedendo, professore, è mancato il coraggio al governo per fare queste misure di cui lei parlava? Assolutamente sì. C'è stato un momento in cui il governo era indeciso fra le due misure, no? C'è stata una fase di indecisione. Vero, ma diciamo che mancava il coraggio, però erano presenti le elezioni europee. Quindi diciamo questa combinazione ha spinto il governo a puntare sugli 80 euro. Quindi non era coraggio, era opportunismo. Cioè Gomez che sorride su questa mano. Sì, e poi mi ricordo anche che in campagna elettorale, penso sempre da 7 su a 8,5, Pina Picerno aveva sostenuto che i consumi dopo gli 80 euro sarebbero aumentati del 15%, da cui io ho tratto il concetto statistico di Picernile, cioè un aumento di 15% di consumo è fantasmagorico, cioè proprio una cosa meravigliosa. In realtà aveva mal interpretato uno studio del Censis, il quale sosteneva che se il taglio fosse stato permanente, l'aumento dei consumi sarebbe stato più alto del 15% rispetto a una cosa temporanea, ma l'ascoltatore ha sentito 15%. Queste aspettative eccessive connesse in realtà a una manovra di ammontare non sufficiente per la situazione italiana. Picernino, allora, è piaciuto anche a Peter Gomez. Ha puntato molto sulle aspettative. Sì. Sì. Peter, ti ha colpito questo Picernino? No, mi ha colpito, ma è un po' la verità. Poi in realtà io non me la sento personalmente di dire che qua è vero, gli 80 euro non hanno prodotto nessun effetto, anche loro lo sapevano, perché nel DEF prevedevano lo 0,1% se non sbaglio, e quindi un effetto. Devo anche dire che però nessuno di noi può negare il fatto che chi guadagnava 1000 euro al mese, vedendosi in tasca un aumento di 80 euro, trovava sicuramente la cosa, una manovra elettorale, ma una cosa giusta, perché un aumento del genere, un reddito di quel tipo non l'avrebbe mai visto. Il problema adesso è che molte delle persone che hanno ricevuto gli 80 euro al netto delle tasse in più che devono pagare e del fatto che magari acquistano beni e consumi acquistano merci che non sono prodotti in Italia, in questo momento non sanno nemmeno se questo aumento sarà realmente permanente. Tant'è vero che il governo dice aspettate. L'incertezza è il problema.
Esatto, il governo dice... Il problema cruciale, perché ci sono anche dei buoni studi, adesso non voglio rompervi le scatole in questo agosto con studi econometrici, abbiamo però ci apposta, sono degli studi per... Ah, allora perfetto, vado avanti. Semplicemente l'incertezza fa male, male agli investimenti privati. E il governo è incerto e lo è stato a lungo tempo e soprattutto, come forse aveva raccontato prima Peter Gomez, si è dedicato molto ai temi istituzionali, ma sinceramente i temi istituzionali, cioè la riforma del Senato, a parte che è un po' una cacciara a mio parere, però diciamo che non sono la priorità. La priorità è l'economia. Ed è la disoccupazione, che riparta il PIL, perché possa diminuire la disoccupazione. Questo è quello che a mio parere serve. Geremica, però Federico, non pensi che il governo, cioè che Renzi con la scelta degli 80 euro dopo l'indecisione IRAP 80 euro e poi l'IRAP è stata in realtà una cosa piccolissima che ha fatto, un intervento molto piccolo, però abbia fatto anche una scelta diciamo di area di rappresentanza elettorale, perché ha scelto alla fine i dipendenti, cioè è rivolto a un elettorato tradizionalmente del centrosinistra, di dipendenti pubblici, comunque di lavoro dipendente. No, ma io credo che questo ci sia senz'altro, diciamo, e come dire, è anche comprensibile, considerato che Matteo Renzi non è un economista ma è un leader politico, diciamo, quindi che abbia fatto un ragionamento di quel tipo ci sta. Io ricordo che ovviamente, diciamo, il tutto però era ammantato non dal facciamo un provvedimento demagogico così vinciamo le elezioni, ma io ho letto anche articoli di economisti che sostenevano che, come dire, rilanciare i consumi piuttosto che andare a un nuovo taglio di tasse limitato alle imprese poteva avere un senso. Un senso non l'ha avuto. E secondo me soprattutto perché non ancora si è certi che la misura sia stabilizzata. Anche se questo, cioè, il governo lo promette sempre. Ci dobbiamo fermare, professore, un attimo, torniamo tra pochissimo, qualche minuto e torniamo da lei. A tra poco. Allora, siamo al momento dell'ultima domanda. Ultime domande. Plurale, mettiamo così. Ce n'è più di una. Allora, intanto c'era Federico Geremica che, vabbè, diciamo, lo stava dicendo anche nella pausa pubblicitaria, che ce l'ha un po' con gli economisti. Adesso non vorrei fare una polemica eccessiva. Allora, volevo sapere perché, questa è un'ultima però domanda. La buona notizia è che Puglisi non ti manderà un messaggino sul telefonino. No, però il professore è simpaticissimo. È acconiato questo termine, da solo vale la puntata, diciamo. No, insomma, io ho fatto una chiacchierata, diciamo, perché lui ne aveva voglia, non c'è nessuna abilità, con il nostro Presidente del Consiglio, che naturalmente, probabilmente sempre con l'obiettivo di cambiare le carte in tavola, di cambiare campo di gioco, diciamo, se l'è presa con le elite in senso lato di questo paese. I professoroni, diciamo. Sì, delle classi dirigenti, diciamo. Sì. Sostenendo la tesi che, considerato che la politica da almeno 25 anni in questo paese, diciamo, è il concentrato di tutto il male immaginabile, gli altri hanno fatto un passo indietro e hanno detto è tutta colpa della politica. Lui sostiene ora la politica sta cambiando, lo vedremo se cambia davvero, però il problema, diciamo, delle classi dirigenti di questo paese secondo me c'è, perché insomma abbiamo una classe imprenditoriale che naturalmente può rivoltare questa accusa sul governo, ma insomma che fine ha fatto il tessile, la chimica, la siderurgia in Italia, le università, guardiamo le gradatorie delle università, non ce n'è una italiana nelle prime 150, possibile mai che anche questo è colpa semplicemente del ministro dell'istruzione, denunciamo baronie nelle università e negli ospedali, insomma io ho l'impressione che siamo tutti bravi a muover critiche, diciamo, però insomma, come ci invitava prima Peter, un po' d'autocritica, diciamo, forse dobbiamo farla pure noi, perché quando Renzi si è insediato e ha annunciato queste manovre economiche... Degli 80 euro ne avevano parlato bene tanti economisti. Ne avevano parlati bene in tanti adesso. Vero, professor Puglisi. Beh, anche male. Beh, no, certamente. Beh, certo, a onor del vero, la, come si dice, gli effetti finali si vedranno alla fine dell'anno, cioè nel senso che non è che è una cosa che è stata cominciata a dare almeno nel mese di maggio. Quindi gli effetti durante l'anno si vedranno dopo, per definizione. Ma il problema è la gestione delle aspettative, perché questa cosa degli 80 euro è stata caricata dal punto di vista politico e propagandistico di tale enfasi
che a un certo punto è subentrata la delusione. A me ricorda un po', sinceramente, Renzi, il modo di comportarsi di Tremonti, ovvero sia annuncio, Tremonti Berlusconi, annuncio, e poi invece prestazione dell'economia che non va tanto bene. È un problema, perché se c'è un capitale politico, un capitale di credibilità che ha Renzi, il capitale dopo un po' se non, si esaurisce anche, o comunque diminuisce. Evidentemente adesso è elevato, però anche alle europee, le europee sono un 40,8%, ma con 7 milioni di voti in meno. Sinceramente il capitale deve essere usato, e il problema dal punto di vista macroeconomico per l'Italia è negli investimenti. Le esportazioni non vanno così male, ma sono gli investimenti. Se non c'è un orizzonte per cui la gente ha voglia, la gente, gli imprenditori, ma anche i cittadini hanno voglia di investire perché vedono un quadro stabile davanti, allora abbiamo un problema, perché gli investimenti mancano. E sinceramente, per tenere insieme il partito, per tenere insieme Damiano, Visco, eccetera, eccetera, Renzi punta ancora alla spesa pubblica. Anche la vicenda della spending review, io avevo scritto sul Corriere della Sera sul fatto che ci sarebbero dei 25 PDF coi contenuti della spending review, ne è uscito uno sul Fatto Quotidiano. Professore, certo. Venuto qui, professore. Sì, ma dove stanno? Cioè, sono 25 PDF, sono 10 megabyte di roba, non è che sono... perché non li pubblica? Faccia vedere cosa... un po' di trasparenza, un po' di mettere le carte in tavola. Ma secondo lei perché non le ha pubblicate, Renzi? Bisogna chiederlo a lui, mi sembra che l'abbiate chiesto, ma non mi sembra di ricordarmi una risposta su questo tema. Nel senso, lei sono 10 megabyte. Lei se l'è fatta un'idea, però, professore, se la sarà fatta un'idea. Io sì, certo me la sono fatta un'idea, che come si dice, che in questo modo non è chiaro quanto venga implementato dei suggerimenti, per esempio in termini di costi standard nella sanità, in termini di costi della politica. Ci sono tante partite che devono essere affrontate, e sinceramente è buona cosa che ci sia una base di partenza per la discussione. E se non sappiamo qual è la base di partenza, il governo può sembrare che abbia sostanzialmente accolto tutto, ma non lo sappiamo. Comincio a vedere anche, sono scettico sulla posizione del governo Renzi da molto, e secondo me è stata una scommessa un po' rischiosa sostituire Letta. Però il problema è che sento anche gente convinta di Renzi che adesso è un po' meno. Allora, un'ultima domanda per Federico Fubini. Se questo annunciato Big Bang, cioè le tre riforme che dovrebbe fare Renzi il 29 agosto, giustizia, la scuola e lo sblocca Italia, sono un tipo di riforme che possono essere effettivamente un buon biglietto da visita il giorno dopo per questo Consiglio europeo, che è decisivo anche per le nomine, per tante cose? Onestamente no, perché sarebbero comunque degli annunci. Allora, io sinceramente, come discorso politico, quello che preferirei, ma non da Renzi, da tutta la classe politica, non è un discorso per titoli, riforma della giustizia, riforma del lavoro, ma per obiettivi. Noi vogliamo che il processo civile, i contenziosi commerciali durano 2.992 giorni, scendano di un terzo, saremo giudicati su questo. Noi vogliamo una riforma del lavoro che ottenga un certo obiettivo in termini, per esempio, di contratti permanenti, e saremo giudicati su questo. Invece, quando si parla di titoli, spesso non si capisce quello che c'è dietro. Dunque, sappiamo già che probabilmente un altro annuncio non basta a cambiare le aspettative. Dopodiché aggiungerei un'altra cosa, perché insisto sulla diagnosi. Perché noi dobbiamo decidere se il calo dei consumi nel nostro paese è il male o il sintomo del male. Cioè è la causa del male o è il sintomo. Probabilmente il sintomo. Dunque, dare quegli 80 euro è sacrosanto se aumenta il potere d'acquisto, ma non risolve il problema dei consumi, perché è molto più radicato nel fatto che le nostre imprese non stanno sul mercato, dunque licenziano, dunque le persone perdono il posto di lavoro, abbiamo... un mercato del lavoro che è oggettivamente una macchina di ingiustizia sociale, è evidente, è sotto gli occhi di tutti, e dunque non capisco per quale motivo. E questo congela i consumi, dunque è evidente che non bastano 80 euro. Ora, il problema di questo governo è che ha preso una misura che è molto costosa, che adesso deve finanziare con una manovra importante, che probabilmente non darà i risultati sperati,
perché non è vero che non era stato detto, era stato detto, se posso dire, io sbaglio tutte le settimane qualcosa nei miei pezzi, però l'avevo scritto. Io volevo chiedere una cosa a Gomez. Tabellini, Guido Tabellini, un altro economista, tra l'altro sì. Peter, al Fatto Quotidiano ha detto una cosa importante, ha detto bisogna avere il coraggio anche di abbassare gli stipendi. È una cosa che bisogna fare e che Renzi dovrà fare utilizzando coraggio sotto il minimo salariale, bisognerà andare lì perché il mondo è cambiato, non è più quello di 40 anni fa. Se si sta in queste regole del gioco, la soluzione ingiusta, durissima, proposta da Tabellini non solo in un'intervista ma anche in un fondo per Sole 24 Ore che dimostra bene cosa pensa la Confindustria di tutto questo, è una delle soluzioni possibili a cui si rischia di andare incontro. L'altro modo è cercare di produrre meglio e dei prodotti migliori e più interessanti che stiano sul mercato, ma per fare questo, e qui arrivo alle colpe effettivamente della nostra classe dirigente anche industriale, era qualcosa che si può incominciare a fare adesso, ma bisognava incominciare a fare 10 o 15 anni fa quando ha cominciato a farlo la Germania. Detto questo, però, parlando di politica, non dobbiamo mai dimenticarci di un vecchio detto popolare che secondo me è sempre valido in questi casi: il pesce puzza dalla testa e il pesce italiano in questo momento puzza parecchio. Tra l'altro Renzi, Federico Gemic, aveva detto non c'è crescita abbassando i salari, quindi forse bisognerà rivedere qualcosa. Beh, insomma, ragazzi, la riduzione, per arrivare alla riduzione forzata dei salari, diciamo, vuol dire bisogna arrivare alla bancarotta. Per adesso ha proposto dei tetti agli stipendi, come dire, intollerabili in una situazione di questo genere, diciamo, anche questo, diciamo, va in qualche modo citato, e naturalmente è, come dire, una misura simbolica. Il vero problema, diciamo, del governo Renzi, di questi primi sei mesi di governo, è che è molto affidato a iniziative simboliche che sono più tese, secondo me, a provare a cambiare la testa e l'umore della gente, piuttosto che la situazione economica, avendo chiarissimo che la situazione economica in un orizzonte breve, perché secondo me Renzi si dà un orizzonte breve, non ci riesce. Poi vedremo questo, valuteremo in pochi mesi comunque qual è il tuo pronostico, Federico, la tua analisi. Voglio sentire Puglisi che voleva intervenire. Ha alzato il dito. Sentiamo, professore Puglisi. Tutti i ragionamenti sensati, però devo dire che per gli imprenditori, per coloro che devono fare gli investimenti, per coloro che devono assumere, ripeto un concetto che ho svolto prima, la cosa più importante è la stabilità, sì. un quadro di certezza, non i simboli. È vero che conta l'entusiasmo, ma citando Keynes, dice, agli imprenditori interessa quello che si aspettano nel medio-lungo termine per fare un investimento. Ma io non ho detto che è giusto. Se c'è cacciara, se non so cosa succede, se non so se l'IMU sale o scende, c'è la TASI, se c'è confusione da quel lato lì e non so neanche se le tasse scendono, ma perché dovrebbe venirmi voglia di investire? Questo è il punto. Dice Geremica che l'imprenditore porta i soldi in Svizzera a quel punto, questo voleva dire. A questo punto ci si chiede perché il governo non abbia... Oppure compra titoli, investe altrove. Avrà pure portato i soldi in Svizzera, però stiamo parlando da più di un anno di una misura che il governo poteva e il Parlamento potevano avere già adottato rispetto alla tassazione dei capitali in Svizzera, visto che sapremo tra poco quali sono i correntisti in Svizzera. Questo è un altro dei ritardi colpevoli presi di questo esecutivo e di questa maggioranza parlamentare. Sono tanti se li mettiamo in fila. Sono tante piccole cose che potevano e dovevano essere già state fatte, non se ne doveva solo parlare. Ci dobbiamo fermare qui. Le ultime domande abbiamo sono dato finite. L'ultima domanda, l'ultima risposta è stata quella di Peter Gomez, però va bene. Niente, noi ringraziamo ci vediamo i nostri domani ospiti, sera. Grazie ai nostri ospiti. Buona serata a tutti. Buona serata, arrivederci. Se vuoi.